A che ora andremo nel viaggio sciamanico? Faremo il viaggio nelle viscere di Madre Terra. Un viaggio sciamanico è un viaggio che si fa per avere la visione, per ricevere quindi gli insegnamenti attraverso la visione. Infatti il nostro corpo fisico e i nostri corpi più grossolani saranno immobili, a muoversi saranno i nostri corpi sottili, a muoversi sarà la visione. Per cui ci stendiamo e ci mettiamo colonna dritta, occhi chiusi, lasciamo il corpo fisico immobile, lasciamo il respiro fluire e il tamburo ci accompagna. Ci saranno tre fasi. Con il primo ritmo di tamburo ci facciamo portare dentro nella terra, quindi troveremo un modo per penetrare nella terra e scendere, 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 fino a che il primo ritmo suonerà. Noi scenderemo nella terra. Con il secondo ritmo noi saremo arrivati nel luogo dove faremo gli incontri, riceveremo gli insegnamenti e quindi succederà ciò che deve, avremo le risposte alle nostre domande, se ci portiamo delle domande, vedremo chiaro relativamente all'intento, ci sentiremo dire ciò che dobbiamo sentirci dire o vedremo ciò che andrà visto. Accoglieremo tutto con accettazione, senza giudizio, potremo dialogare, entrare in contatto con le varie parti, le varie figure che incontreremo o non incontreremo. Tutto è un messaggio, tutto è un insegnamento, anche il non incontro. E durante il terzo ritmo, invece, tre percorsi: la discesa, l'incontro e la risalita. Il corpo resta immobile e il respiro fluisce.
strada che abbiamo percorso all'andata e ci ritroveremo qui ed ora. Quindi tre ritmi. Thank you.
ritrovo qui ed ora, pronta e pronto per ritornare in cerchio. Io vorrei condividere. Allora, tutta quest'ultima parte che è stata abbastanza potente. Ho cominciato a sentirmi scendere proprio in profondità e quando sono arrivata, diciamo, nella parte più profonda, quando hai cambiato il suono del tamburo, mi è apparso, io mi trovavo, ero proprio come sdraiata, perché poi alla fine mi sono proprio sdraiata e ho visto un'aquila nel cielo passare sopra di me. Un'aquila dorata e che con gli artigli mi ha presa per accompagnarmi in un posto. Mi ha portata, mi sono trovata ad assistere a una scena come se fosse di un altro tempo, di una donna vestita con vestiti antichi che doveva salutare un uomo, presumo il suo compagno, che doveva partire, probabilmente obbligato per la guerra, non so, comunque doveva andarsene. E io in quel momento cioè sono stata investita di questo dolore di questa donna che doveva lasciare andare questo uomo che amava, ed è stato come se tutto quel dolore mi fosse passato, cioè mi è proprio passato attraverso e ho dovuto buttarlo fuori, ma sentivo che cioè, era come se non fosse mio, nonostante in quel momento io lo vivessi, ecco. Poi insomma, appunto, ho cominciato a piangere, una cosa veramente quasi in preda alle convulsioni, è stata una cosa terribile. E man mano che buttavo fuori tutto questo, è stato come se pian piano lo sentissi sempre più distante e sempre più affievole, fino al punto in cui ho avuto quasi la percezione però di avere liberato questa donna da questo dolore ed essere stata io veicolo per lei. Come se fosse una memoria antica. A quel punto, prima che cambiassi il ritmo del tamburo, mi è ricomparsa quest'aquila, però stavolta su un trespolo, quindi ad ali chiuse, solo con la testa girata a guardarmi, come per dire, è fatta. Quando hai cambiato il ritmo del tamburo, c'è stata una parte di me che avrebbe voluto essere riaccompagnata da quest'aquila verso la superficie. In realtà l'aquila mi ha detto no, io sto qua perché appartengo a questo mondo. Questo è il mondo dei morti, io l'ho vissuto così, questo è un mondo sotterraneo, ora tu devi tornare su. E quindi poi da sola sono riemersa, mi sono ritrovata sdraiata su un prato, insomma, e poi eccomi qua. Mi lascia quasi la sensazione che questo dolore che io ho espresso per conto di questa donna, che in parte sia mio, ma in parte anche no. È come se ci fosse una doppia valenza, non so come dire, ok? Perché comunque, chiaro, è un tema che sento mio, che io vivo, ma che in questa vita lo vivo in un modo talmente esagerato che mi sembra quasi che non abbia ragione d'essere. Nel senso dico, ma deve essere così invalidante, così profondo per me, da dove viene? Mi lascia un po' questo. Ovviamente quando noi facciamo un lavoro, un'esperienza così, ci muoviamo, come direbbe Bateson, in quei territori dove gli angeli esitano. Cioè viviamo delle esperienze che bisogna stare, a mio avviso, attenti a interpretare, nel senso che ogni esperienza porta con sé una nostra specifica ermeneutica, cioè ognuno di noi vive le esperienze e poi gli dà un significato. Quello che tu hai fatto e hai detto è l'atteggiamento migliore da avere. Cioè, intanto hai vissuto un'esperienza e cerchiamo di partire dall'esperienza vissuta, come dire, considerandola da un punto di vista fenomenologico. Questo è successo. Questo come se, no? Dopodiché, senza giudizio e interpretazione, affidati a quello che è il senso sentito, che è quello che ci hai detto. Come se fosse suo e fosse anche mio, ho liberato lei, ho liberato me. No, questi sono gli aspetti fenomenologici, non solo fenomenologici, ma anche fenomenologici, ma anche interiori, no? Il vissuto. E questo è tutto. Cioè, tieni con te il vissuto, tieni con te le trasformazioni avvenute, le indicazioni ricevute, e lasciala vivere, anche perché avrà delle ripercussioni nel tuo quotidiano. Quello che è la mia esperienza. Il primo viaggio sciamanico personalmente l'ho fatto nell'81, quindi sono esattamente 40 anni. Ma ho ancora chiaro la visione e da lì, cioè c'è stato un film che è andato avanti, ho
Quindi le visioni vivono, non c'è bisogno di interpretarle. Portano con sé un potere luminoso, un potere di insight, di consapevolezza, è trasformativo. Fidati di quello che hai sentito e visto, senza costruirci sopra niente, ma però quello che è stato, quindi quello lo hai vissuto, quello è un fatto. Ogni volta che tu tornerai in queste condizioni, in questi stati, ritroverai questo o le trasformazioni di questo. Quell'acqua dorata è indubbiamente un messaggero, ma è un animale guardiano tuo, ti ha condotto tra i mondi, per cui insomma. E in più, come dire, il pianto è reale. Tutte le tue cellule hanno vissuto la trasformazione, comunque. Questa cosa che hai vissuto nel viaggio vive in genere, si vive nella vita sempre, ma si vive in particolare nella relazione terapeutica. Questo diventare l'altro, che è quello che noi chiamiamo, no? È il trance, è la captazione, è questo. Io divento l'altro e passa attraverso di me e lo soffro, tanto più c'è una componente anche mia. Se io sono pulita, passa attraverso. Oppure la esprimo, appunto, con delle componenti, dato che c'è una certa liberazione, una certa componente non tua, sei riuscita a viverla in un modo, no, trasformativo. Ovviamente evitiamo, come dicevo, l'ermeneutica, evitiamo di andare a dire dunque era una vita passata, era qui, era là. Eccolo che è stato, una visione di una memoria arcaica. L'approccio è appunto di tipo fenomenologico e dinamico, non si lascia vivere. Potremmo dire una fenomenologia dinamica integrale.